E ciao amici Capriombero, ci siamo tornati con un nuovissimo video. Ragazzi, quest'oggi siamo qui con un video un pochino diverso dal solito, con un format che non ho mai portato nel mio canale, ma che magari potrebbe interessarvi, non solo questo format, ma tutto ciò che è legato a questo format. Avrete sicuramente già letto dal titolo di cosa andremo a parlare oggi. Qui, infatti, come potete vedere, adesso vedete l'altra camera, ho i miei pacchetti di carte Pokémon personali che ho raccolto durante tutta la mia infanzia. Diciamo che queste carte mi hanno accompagnato molto nei miei anni delle elementari e per un pochino anche per le medie. E quest'oggi, niente, mi andava di mostrarvele, di farvi vedere cosa ho raccolto. Queste carte, ragazzi, hanno più di 10 anni. Ci sono delle carte che hanno più di 10 anni, risalgono al 2009, 2010, qualcuna addirittura del 2007. Adesso vediamo. E dovrebbe esserci dentro anche qualche carta che vale un bel pochino. Allora, visto che sono tre pacchetti comunque abbastanza pieni, ve le farò vedere tutte perché altrimenti uscirebbe fuori un video di 4 ore e non vogliamo, ma durante la registrazione selezionerò, diciamo, quelle più belle, quelle che vi voglio far vedere. Allora, quindi da cosa iniziamo? Allora, partiamo innanzitutto dai pacchetti. Questo qui, questo pacchetto qua, c'è sopra questo Pokémon qua che non mi ricordo più il nome, però è un Pokémon di settima generazione, credo, di bianco e nero. Non mi ricordo più il nome, lo usavo spesso nel gioco sul Nintendo. Quindi abbiamo questo pacchetto, poi abbiamo questo qua, che è un piccolo album, come vedete. Con sopra, non mi ricordo nemmeno come si chiama questo Pokémon, sono veramente arrugginito. E poi qua abbiamo un terzo album, naturalmente un terzo pacchettino. Vi sarete accorti che questo qua, a differenza degli altri, è fatto un pochino in modo diverso. Più che altro perché questo qui l'ho costruito io quando ero alle elementari, perché avevo tante carte e non sapevo dove metterle, e quindi ho dovuto costruire, diciamo, questo mazzettino. Allora, io direi di iniziare, diciamo che possiamo iniziare da questo qua, ok? Allora, qui abbiamo Scraggy, Venusaur, e lui non mi ricordo più come si chiama. Comunque, niente, mettiamo un attimo questi qui da parte. Tra l'altro, qua si è anche vista il nome della prima carta, che credo che sia uno dei Pokémon più inutili. Allora, queste qua le mettiamo un attimo da parte e analizziamo questo primo pacchetto. Ok, forse vi ho già spoilerato abbastanza. Quindi partiamo dal fondo. Allora, partiamo dal fondo. Dal fondo abbiamo qua. Cosa c'è dentro? Carte collezionabili nero e bianco, vittorie glaciali. E abbiamo una serie di Pokémon. Questi qua sono una serie di Pokémon di nero e bianco. Ok, probabilmente perché io, quando ero piccolo, devo aver comprato uno di quei pacchetti già fatti, mi sembra, quelli che si comprano all'edicola, 15 euro. La scatola dovrebbe essere questa, del pacchetto già fatto. Dovrei averla pagata 15 euro, mi sembra. Comunque le carte Pokémon costavano un pochino. Qui abbiamo anche una tessera per giocare online. Dietro c'è un codice QR, quindi non posso farvelo vedere nel caso fosse attivo. E mettiamo un attimo da parte queste qui. Allora, ok, iniziamo. Abbiamo delle carte. Abbiamo una carta energia. Questa dovrebbe essere il tipo buio, mi sembra. Comunque non sono così tanto arrugginito. Ok, questa qui, ragazzi, è una delle carte molto carine di cui vi parlavo. Eccola qui, ragazzi, ve la faccio vedere. Sto parlando di Ursaring del 2011. Vi faccio vedere se magari mette a fuoco. Qua sotto c'è scritto 2011. E
probabilmente sì, l'ho presa. È tutta bella dorata, come vedete, fa tutto l'effetto stravello. L'ho presa quando ero piccolo. Ursaring, sì, è un Pokémon abbastanza vecchio. Ok, direi che possiamo metterla al suo posto. Energia speciale. Questa qua energia speciale ha una serie. Questo qua tipo normale, fuoco, psico. Questo qua è erba e buio. Poi abbiamo un'energia metallo. Non credo che esista il tipo metallo, oppure non mi ricordo. Queste qua in fondo ero abbastanza ordinato. E mettevo sempre, diciamo, le carte abilità. Qua, ragazzi, abbiamo questa carta qua, me la ricordo quando l'ho trovata. Sfortunatamente non sembrerebbe esserci scritta la data. Però è una carta pozione d'oro. Però la particolarità, non perché magari è anche rara, è perché so che è di sicuro dentro delle carte che valgono un bel po' di soldi. Però, come vedete, è tipo ultra brillantinosa, questa qua è proprio super brillantinosa. Ok, sono riuscito a scoprire come si chiama la carta, quella che abbiamo trovato qui. Dovrebbe essere Hydreigon, esatto. Questa carta, ragazzi, è del 2012, c'è scritto qua. Dovrebbe esserci scritto proprio qua. E è una carta del 2012, anche questa brillantinosa, molto molto carina. Molto bella, molto bella. Sono tantissimi anni, ragazzi, che non tiro fuori queste carte di Pokémon. Quindi guardarle adesso è veramente un'emozione, soprattutto guardarle insieme a voi. Ok, ragazzi, ho trovato un pezzo di storia. Siete pronti a vedere ciò che ho trovato in questo album? 3, 2, 1. Eccola. Ok. Non è una presa in giro, ragazzi. Questa carta è un Mega Lucario X. Ovviamente, come vedete, è disegnata. Perché? Perché quando ero piccolo mi piaceva molto. Mi piacevano moltissimo le carte di Pokémon. E ero comunque un bambino molto, molto creativo. Mi piaceva disegnare, mi piaceva fare un sacco di cose. Sono sempre stato una persona molto creativa. Costruivo tantissime cose, ragazzi. Dovrei parlare per ore di tutto ciò che facevo da piccolo prima di YouTube. E avevo, durante l'estate, creato questa carta. Come vedete, è fatta anche con dei pennarelli brillantinosi. Quindi ogni tanto in giro è un po' brillantata. E appunto avevo preso da internet, avevo creato questo Mega Lucario EX. Ovviamente l'ho tenuto. Per conto mio non ci ho mai giocato, non ho mai fatto niente per penalizzare. Avevo fatto anche il retro, prendendo il vecchio retro. E quando l'avrò fatta, ragazzi, avrò avuto 10 anni, ero proprio piccolo piccolo. Mamma mia, ragazzi, che ricordi. Attenzione, ragazzi, cosa ho trovato? Questa carta, ragazzi, secondo me potrebbe valere tanto. Dovrei fare una ricerca. Magari vi metterò in sovraimpressione se trovo quanto vale questa carta. Dovrebbe valere veramente, veramente tanto, ragazzi, perché come vedete è un Charmeleon disegnato, ma è del 1995. C'è scritto più o meno qui, ragazzi. 1995. Questa carta ha 25 anni. Wow, 25 anni, ragazzi, ed è in mano mia. Non so come sia finita una carta di 25 anni in mano mia, però wow. Wow. Mi ricordavo di questa carta, ma non mi ricordavo che fosse così vecchia. Ed è anche tenuta bene, ragazzi, eh? L'ho anche tenuta bene, tra l'altro. Wow, pazzesco. Ok, allora direi di chiudere in bellezza con le ultime carte, almeno per questo pacchetto. Abbiamo qua, ragazzi, un Victini del 2012, brillantinato, come vedete. Questa carta, ok, è una carta che comunque fa vedere un Pokémon leggendario, però non dovrebbe essere una delle più rare perché non è full art. Adesso, ragazzi, arriveranno le carte veramente, veramente belle. Ok, molto, molto carina anche questa, ragazzi.
Abbiamo un'altra carta fatta da me. Questa è l'ultima carta fatta da me. Però mi ero evoluto. L'avevo stampata. È un Mega Charizard EX. L'avevo stampata e l'avevo un attimino ritoccata, come vedete. Però qua mi ero già evoluto. È una carta un pochino più solida e carina. Anche questa qua, ovviamente, non l'ho mai usata per giocarci. Però molto carina anche questa. Ok, adesso ragazzi passiamo veramente ai pezzi forti della mia collezione. Siete pronti? Eccola qua. Abbiamo un Rayquaza EX full art, tutto brillantinato. Questa qua ragazzi di carta è vera, non l'ho presa al mercato, ve lo giuro. E non mi ricordo nemmeno quando l'ho trovata, in realtà. Non me lo ricordo veramente. Però wow, questa qua è forse una delle carte più belle che ho, come vedete, tutta bella brillantinosa. Bellissima, bellissima, ma c'è di meglio. Abbiamo qui una carta migliore, stupenda. Eccola qua. Raikou EX full art, ancora più full art di questa, guardate, ve lo metto a confronto. Vedete che questa qua esce un pochino, questa qua è proprio full art, è tutta quanta la carta. Vi faccio anche vedere che questa qua ha la particolarità, se riuscissi a prenderla, di essere estrana, è tipo in 3D. E anche questa qui, ragazzi, è una carta del 2012 e forse è la carta più rara che possiedo. Oddio, in realtà quella carta di prima del 95 è veramente molto molto rara, credo che sia quasi introvabile, però questa qua è una delle più leggendarie che possiedo. Ok, direi che per questo album abbiamo finito, adesso mi sbrigo altrimenti viene fuori un video veramente lungo. Passiamo al secondo pacchetto di carte, queste qua sono un pochino più facili da estrarre, adesso io me le guarderò un attimo e vi farò vedere quelle più belle. Ok, allora lo analizzate un attimo, qua dentro non ci sono carte particolarmente speciali, quindi ve le farò vedere, diciamo, tutte velocemente. Allora abbiamo un Pidgeotto brillantinato, un Aipom, Bidoof, Stanky, un altro Aipom, qua dentro ho anche dei doppioni, un Nincada che non so che Pokémon sia, non l'ho mai visto nei giochi di Pokémon, uno Slakoth, una Roselia, un Gibble, un Gabite, uno Skiplum, abbiamo un Vigoroth, un Cotonee, un Pineco, un Ponyard, uno Yamask, un Pansear, Ultra Ball, Mainum, Duot, che è l'evoluzione di Oshawott, Scraggy, Dewball, Dribble, Shatot, Ivysaur, Chansey, Audino, Crustle. È una carta allenatore interpoké, un altro Ponyard che credo che sia la stessa di prima, un Carrablast, un Gigalith brillantinato, un Larvesta brillantinato, che anche Larvesta dovrebbe essere non un Pokémon leggendario, ma un Pokémon comunque molto raro, un altro Larvesta non brillantinato, un Elgiem, uno Yamask, un Cryogonal brillantinato, un Fraxure, un Bisharp, un Reuniclus, un Among Us. Among Us, ragazzi. Among Us! Among Us, ragazzi! Among Us! Incredibile! Crossover incredibile dei Pokémon. Hanno predetto Among Us. Abbiamo un Exio, un Petilil, uno Yamask, un Blitzol, un altro Fungus, un Heracross, che anche questo Heracross è del 2010, come vedete scritto qua sotto. Quindi è abbastanza vecchia anche questa. Abbiamo un altro Parasect del 2010, un Ledyba, un Carablast, un Axelgor, un Tropius, un Cradily, un Chikorita del 2010 sempre, uno Snivy. Questa carta, ragazzi, me la ricordo perché l'ho trovata quando ero piccolo nell'Happy Meal del McDonald's. Io mi ricordo che c'erano i Pokémon come Happy Meal e io ho trovato insieme al pupazzetto di Snivy anche la carta Snivy. Quindi questo viene direttamente dal mio Happy Meal del McDonald's.
del 2011. Incredibile. Poi abbiamo un Oddish, un Dirling e un Kricketot. E abbiamo finito anche con questo pacchetto. Arriviamo adesso all'ultimo pacchetto, quello diciamo creato da me e anche quello che da quel che vedo contiene più carte incastrate. Mi sa che qui dentro, ragazzi, troveremo qualcosa di veramente interessante. Adesso me le spulcio un po' e poi vedo se farvele vedere tutte o solo in parte. Allora, ho optato anche questa volta per farvele vedere tutte, visto che comunque ce ne sono di alcune veramente molto interessanti che voglio farvi vedere, però alla fine vi faccio vedere tutte le carte che facciamo prima. Abbiamo un Magikarp brillantinato, un Gotitelle, uno Skiplum, un Sialeo, un Durant, un Magmar, un altro Fungus, un Sigilyph brillantinato, un Haxorus inglese, un Latias del 2008. Questa carta, ragazzi, è molto molto rara ed è anche in inglese. Questa carta, ragazzi, credo che valga veramente tanti 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 soldi. In quanto è inglese, è una carta storica, vedete un attimo, e ritrae anche un Pokémon leggendario, quindi secondo me vale veramente tanto. Un Togepi, un Meowth, un Tranquil, un Mienshao, un Dewball, un Hitmonlee, un Machomp, un Vigoroth, un Teddy Ursa, un Sentret, un Pidgey, un Furfru, un altro Scalot, un Rattata del 2012, ok, mi ha un attimo tratto in inganno la rappresentazione. L'allenatore Komor. Komor, ragazzi, faceva parte del gioco Pokémon versione nera e bianca e nera e bianca 2. Spighetto, sempre un altro di Pokémon nero e bianco 2, che sono nero e bianco 2, ragazzi, sono le mie versioni di Pokémon preferite, almeno per il Nintendo. Una doppia Komor, Ponte Freccialuce, sempre di Pokémon nero e bianco. Addestramento del Saggio, sempre di Pokémon nero e bianco. Ricerca di energia, comunicazione Pokémon, recupero di energia. Torcia Ardente, Duskull, Ralts, Munna, Woobat, Grampig, Reuniclus, Moonsharna, Duosion, Venipede, Gastly, Blitzol, un altro Blitzol ma con un'illustrazione un po' diversa. Dovrebbero forse anche... No, non sono neanche di anni diversi, sono semplicemente illustrazioni diverse. Un Marip, un Helioptile, uno Stunfisk, un Flabébé, un Floette, un Frillish, Wartortle, Vanillite, Azumarill, un attimino brillantinato, Beartic, Golduck del 2009, livello 47 con questa illustrazione molto carina, Besculin, e qui arriviamo a uno dei pezzi forti, Staryu, del 1995, un'altra carta, ragazzi, del 1995. Io non ho idea di come faccia ad avere in mano queste carte Pokémon. Non mi ricordo dove le ho prese. Di sicuro non le ho rubate, ragazzi, ve lo giuro, non le ho rubate. Non so come mai io abbia nei miei mazzi queste carte Pokémon del 95. Io non ero ancora nato nel 95, quindi è strano. Abbiamo un Feebas, un Malamar, un Murkrow, un altro... No, il Bisharp non l'avevamo già trovato. Un Mandibuzz, un altro Pwniard, Energie, Sandile, un altro Stunfisk, un Dugtrio del 2009, brillantinato, livello 50, un Toro, Tro, ho sbagliato, Tepig, Sligoo, Dino, Fraxure, Shelgon, e qui ragazzi arriviamo a una delle carte più rare della mia collezione di Pokémon. Arceus, livello 100, brillantinata 2010. Questa carta, ragazzi, oggi prima di fare il video l'ho guardata su internet e ovunque è sold out.
Non sono riuscito a trovare il prezzo di questa carta. È sold out in ogni sito. Non la trovi da nessuna parte. Sono tutte esaurite. Quindi probabilmente questa è una delle poche carte Arceus o Arceus livello 100 nel mondo. Almeno questa qua è quella italiana. Quindi pazzesco, veramente pazzesco. Comunque niente ragazzi, allora io vi ringrazio per aver visto questo video, magari ditemi se volete vedere più video di carte, visto che solo gaming stanca, no ragazzi, anche questo alla fine fa parte del gaming. Ci sono altre carte che ho da farvi vedere di altri giochi, se voi me lo permettete, se vi piacciono questi video. Poi possiamo fare ogni tanto anche degli spacchettamenti. Ultimamente sono uscite delle carte anche di molti youtuber, diciamo. Chi vuole intendere, intenda, io non vi dico nulla. E magari potrei procurarmi qualche pacchetto e spacchettarlo insieme a voi. Io vi ringrazio per aver visto questo video. Mi raccomando, se siete nuovi, iscrivetevi al canale premendo il tasto rosso iscriviti e attivate la campanellina delle notifiche per non perdervi nessun video. Commentate, condividete questo video con tutti i vostri amici fanatici di Pokémon o no, magari fanatici di carte, chi lo sa. Lasciate un bel mi piacino per supportare il mio canale. In descrizione trovate tutti i link, Instagram, Telegram, abbonamenti. Mi raccomando, date uno sguardo agli abbonamenti, costano poco e vi danno tantissimi vantaggi. E a me date un contributo veramente veramente alto. E nulla ragazzi, noi ci vediamo in un prossimo video. Buona giornata e ciao Free Bomber!